Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Scrap Mechanic. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Aperto, questo sarà un video forse un po' più breve del solito. Ma eccolo qui. Ho costruito il camion, come avevo promesso. E in più voglio farvi vedere anche l'ultimo piccolo aggiornamento che hanno fatto in Robocraft. Hanno aggiunto i vetri. Cioè, invece di risolvere che per fare questo camion è crashato 30.000 volte, risolvere questi bug, aggiungono i vetri, un'utilità. Wow! Che bello! Comunque vi faccio vedere. Questi sono i tre oggetti. Due. E uno tre. Ah, e per di più c'è anche il blocco, però mi sa che hanno sbagliato qualcosa perché attualmente è invisibile. Io se faccio un blocco così, ecco, è invisibile. Cioè io mi blocco, però non so cosa che mi blocca. Non si può nemmeno colorare, cioè se lo proviamo con questi vetri qua si possono colorare. Cioè danno un po' più di colore, sempre il rosso, il blu, vedete? Mentre questi qua ho voglia di colorarli, ma non si vedono per niente. Quindi non è che mi è piaciuto più di tanto poi come cosa. Oddio che ho fatto. Vabbè, comunque vi faccio vedere il camion. Da far notare che ha tre ammortizzatori per ogni ruota, e perché è pesantissimo. Quindi comunque, nonostante i tre ammortizzatori, sta schiacciato a terra. Allora, apriamo la portiera. Ho fatto il pulsante qua, così. E voilà, signore e signori. Esce anche la scala. Eh? La scala per entrare. In più, prima di andare avanti, devo farvi vedere anche un po' i motori. Cioè la zona motore del nostro camion. Si è entrata qui, con il sistema di aerazione. I nostri quattro motori, dove c'è la fuoriuscita del gas, diciamo, delle marmitte di scarico. E qua ci sono i radiatori per raffreddare i motori, che giustamente hanno bisogno di essere raffreddati i nostri motori, giustamente. che fantasia, amici. Vi faccio vedere, allora, le scale, questi sono i gas di scarico. Ecco qua l'interno, molto semplice, molto in. Qua volevo metterci quasi un materasso, però dopo non potevo girare qua attorno, quindi ho preferito, vabbè, lasciamo stare. Meglio non metterci nulla. Sì, vabbè, questi sono i vari collegamenti. Da qui noi possiamo anche chiudere la porta. Faccio vedere. Che ne dite? Va che è una bellezza, solo che adesso sei un po' incastrato, però ce la dovrebbe fare. Guardate gli ammortizzatori come funzionano alla grande. Volevo far vedere anche un'altra sorpresa che ho detto, che ho ideato. Penso che adesso lo vedrete. Infatti lo state già vedendo, quel cos'è, quella macchia rossa lì lontano. Ebbene sì, vi avevo promesso anche il rimorchio, e c'è anche il rimorchio. Con un sistema alquanto particolare per poter azionare il rimorchio e farlo abbassare. Oddio, ci stiamo scontrando. Oddio, ci stiamo scontrando. Oddio, ci stiamo scontrando. No, no, no. È nuovo di zecca. Allora, prima di entrare, vi faccio vedere un po'. Niente di che, le funzioni, vabbè, sono questa. Serve per aprire la portiera qua dietro. Serve così, con questo che si abbassa un po' di più. L'interno non c'è niente, perché essendo un camion deve essere solo capiente, diciamo. E che più? Allora, qua ho fatto giusto un'automazione per entrare qui dentro, dove ho fatto varie automazioni, come ad esempio anche la porta.
dell'esterno noi abbiamo due pulsanti, anche noi da qui la possiamo chiudere tranquillamente, seleziona il sistema, vedete? E rimane chiusa con una piccola finestra sul retro. E noi questo lo usiamo per entrare qua dentro dove ho messo le varie automazioni. Questa, diciamo, è l'automazione per i due pulsanti. Niente di che. Volendo, qui dentro potremmo fare proprio quel piano, cioè chiudere qui e metterci un'altra auto dentro che esce fuori. Quello sarebbe bello. No? Per trasportare un'altra auto, fare un'auto più piccola e noi la mettiamo nel camion e la trasportiamo. Anche se poi questo debba essere un po' perfezionato, però si può fare. Allora, chiudiamo la nostra portiera e prendiamoci. Ah, vi faccio vedere, avanti alzato, con delle gambe. Ecco qui, e voilà, signore e signori, anche in diretta Scrap Mechanic crasha. Che è una bellezza, non stavamo facendo niente, eravamo appena entrati nel camion. E crasha. Che bello. Mamma mia. Ok, eccoci ritornati di nuovo nel camion. Dopo vari tentativi di crash, roba varia, vi faccio vedere questo sistema. Allora, iniziamo ad allinearci, che è la cosa più difficile. È quello che per me risulta più difficile. Oddio, troppo veloce, troppo veloce, troppo veloce. Allora, piano piano, raddrizziamoci. No, non stiamo bene così. Andiamo un po' più avanti. Dobbiamo metterci un po' più diritti. Come ci avviciniamo al camion? Così inizia a laggare un po', eh. Ok, ci siamo. Credo. O abbiamo toppato qualche parte? No. Possiamo andare all'indietro. Ok. Agganciato. Adesso attiviamo il sistema per attivare il sensore. Così. Ecco. Vedete? Oddio. Riproviamo. È andato. Abbiamo agganciato il nostro traino. E adesso noi possiamo partire verso le praterie infinite e portare il nostro carico. Diciamo. Come un vero e proprio camion. Anche se fare la curva. Oddio, l'abbiamo perso! Oddio! No, abbiamo rimesso il rimorchio! Oddio, comunque fare due macchine che poi si toccano fra di loro è una cosa assurda. Vedete, adesso ci allontaniamo, guardate adesso come va, che è una bellezza. Guardate come va questo camion, che è una bellezza. Però come ci avviciniamo. Oddio, il burrone. Oddio il burrone, non cadere nel burrone, non cadere nel burrone, no, 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 no. Come ci avviciniamo, così la lag si fa sentire. Non mi dire che siamo rimasti incastrati, no. Perché questo è un camion che riesce comunque in ogni caso a attraversare grandi cose. Oh. Però guardate come ci avviciniamo, guardate la lag. Mamma mia. Comunque questo era il sistema. Vabbè, più o meno avete capito. Mi dispiace anche se questo video è un po' più corto del solito degli altri. Però in pratica, aspettate, apriamo qui. Vi faccio vedere, almeno vi spiego più o meno qual è il sistema che ho utilizzato. Come potete vedere, qui sotto c'è un sensore e c'è questa parte retro del camion che si allunga. Quindi va ad attivare il sensore e diciamo il cargo dietro, come in questo caso, attiva o disattiva, diciamo, l'alzata del carico. Molto semplice, una cosa molto semplice, semplice. E qui ci sono i perni che poi vanno a finire all'interno del buco del camion qui. In questo spazio qui vanno a finire qui all'interno. Gli ho dato un po' più di spazio, almeno così può fare un po' più di manovra, però
quanto pare è un po' più complicato del solito, un po' più difficile, anche perché la lag inizia a far sentire quando si avvicinano due camion del genere. Che dirvi ragazzi, io vi ringrazio come sempre per la visualizzazione del video, commentate, ditemi cosa ne pensate di questo camion, come è venuto, perché solo questo camion qui, cioè è vero che ci ho messo un botto di tempo per farlo, però penso che sia venuto una figata assurda, guardate, mi piace troppo come è venuto. Anche il sistema di ammortizzatori dietro funziona che è una meraviglia ed è velocissimo. Oddio, il burrone ce la farà? Non penso proprio. Troppo pesante, perché calcolate tutto ferro, fatto in tutto metallo. E infatti ci siamo schiantati. Io vi ringrazio come sempre per la visualizzazione del video. Vi invito come sempre ad iscrivervi alla pagina Facebook e quella di Google Plus da Zerk. È tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!